un'unica parola per stupire. Ta-da! Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati con Tada, il vostro magazine. Oggi parleremo della bellezza a 360 gradi, o meglio la bellezza dalla testa ai piedi, perché se lo sapete la puntata di oggi, la puntata del lunedì, è tutta incentrata proprio sulla bellezza e la cura del vostro corpo e anche del vostro viso. Non c'è neanche un minuto da perdere, quindi iniziamo subito con la carrellata dei nostri ospiti. Da dove iniziamo? Lo sapete, dal nostro salottino come sempre, dove comodamente seduto c'è il dottor Francesco Malatesta. Buonasera dottore, ben ritrovato. Con lui parleremo della mastoplastica additiva. Che cos'è? Se non lo sapete, lo scoprirete tadando, come dico sempre io. Continuiamo l'excursus sul nostro bellissimo studio. Ve l'ho detto che oggi la bellezza è protagonista indiscussa della nostra puntata. E allora diamo il benvenuto, il ben ritrovato anzi, alla nostra Silvia Simoncini, makeup artist. Grazie. Ciao Silvia. Benvenuto. Alla bellissima modella che vedete accanto a lei, Melissa, in procinto di essere valorizzata, anzi, con una bellezza personalizzata, con un trucco personalizzato. Poi capirete perché ho usato proprio questa parola. Continuiamo, c'è la dottoressa Irene Brini. Buonasera, buonasera dottoressa, salve. Benvenuta. Buonasera. E siamo anche in compagnia, buonasera anche a te, di Enzo Palatresi. Buonasera, buonasera Enzo. Buonasera. E con loro parleremo del meraviglioso mondo della cosmesi. Ma una cosmesi veramente speciale, ecco. Perché si parla di un'azienda che, pensate, esiste dal 1978 come Pascal, che nasce a Firenze e che, insomma, ha un concetto molto particolare del make-up. Alla mia sinistra, ma cosa c'è qui? Un castello di bellezza, cosa avete fatto qui? Ecco, qui abbiamo a sinistra la piazza della bellezza. Oggi è come giocare a Monopoli qui. Siamo al Monopoli del bien-être, come dicono i francesi. E allora, lo squadrone della famiglia Romani, dei Romani International di Monsummano Terme, in provincia di Pistoia, che sono qui camuffati tra i modelli che sono in procinto di cambiare il look, che vedete qui i tre che sono seduti, tra cui c'è anche un piccolo adone che si chiama Diego, sul quale verrà eseguito naturalmente un bellissimo taglio, una bellissima ragazza, un'altrettanto bellissima ragazza. C'è la Valentina che va a coadiuvare il lavoro del boss Michele Romani. Ciao Michele, ti ringrazio per il boss. Ci sei mancato l'ultima puntata, come mai non c'eri? Non potevo venire, avevo l'influenza. Quindi non sono potuto, ma mi è dispiaciuto molto. Ebbene, noi siamo soltanto molto per guardarti, guarda. Con la corona, ci prova, No, ci prova, voi ci provi. Allora andiamo avanti. Valentina, poi c'è anche Steno Romani che se la ride. Guarda come se la ride tuo figlio. Sì, lui come mi prende in giro, Buonasera. 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 Tutto bene, grazie. Vedo. Tutto grande benissimo. Successo di presentazione del libro. Sì, direi che più lo di scorso così primo non si marzo. Sì. Facciamolo vedere. Ciao Michela, buonasera. Ciao Francesca, buonasera. Sogniamo i mondiali, te sei qui con la creatura, ma ti si vede? Non ti si vede mica? Vieni un attimo perché qui. Sono piccolina. Eccola, facciamo tutto sorpresa, surprise, eccola qui, Michela Romani, un altro pezzo della famiglia Romani, quella che ha detto al marketing, alle pubbliche relazioni, certo. E che naturalmente presenta l'ultima creatura di Steno, che è questo libro di cui tanto abbiamo parlato nelle scorse puntate. Esatto, è qui in carne ed ossa, o meglio, come diciamo, dire, in pagina e inchiostro, ecco. E ovviamente ce l'hai portato. Ve l'ho portato per farvelo vedere. Certo, e poi ricordiamo anche di che cosa si tratta. Grazie Michela. Poi ci sono tutti questi modelli che hanno già realizzato il loro look nel vostro salone, perché chiaramente non è che potevamo farli tutti qua, è come si fa in un'ora sola di Tada. Anche se sono bravissimi e organizzatissimi diventava un po' impossibile. Però insomma ci siamo. Siete tutti perché ora c'è un altro mio amico, oggi è una puntata veramente tra amici. Spalanchiamo le porte della mia coloratissima cucina, perché guardate chi c'è, quel grand'uomo di Alessandro Corvino, che non è solo. Ciao Ale. Ciao Francesca.
Ma ci vuoi presentare la tua gentile, sì, giovanissima aiutante? Abbiamo un'aiutante giovanissima, si chiama Ginevra, ed è una ragazza molto in gamba. Nel suo settore è bravissima. In questo settore forse dovrà ancora un po' imparare, però ha una buona capacità. Quale settore? Vuoi spiegare che settore è? Perché sennò non si capisce. Vabbè, il settore della pasticceria. Settore della pasticceria, perché c'è un progetto anche molto importante. Insomma, oggi però che cosa si cucina? Oggi facciamo il dolce più bello del mondo, il tiramisù. Il tiramisù. E come questo non ce n'è più. Ecco, dopo questo non ce n'è più e non ce ne sarà più in tempi brevissimi. No, infatti, perché sicuramente, insomma, verrà mangiato. Il tipo di pubblico che aspetta il tiramisù qua in studio e quanti ce ne sono oggi. Abbiamo molte bocche da sfamare, perciò ne facciamo. Alessandro, comportati di conseguenza. Bene. Ultimo, ma non certo per importanza, diamo anche il benvenuto a Carlo Dore. Ciao Carlo. Buonasera a voi, grazie. Benvenuto anche a te. Con lui, come vedete, parleremo con la più invidiata di tutto lo studio, come sempre quando c'è il lettino, lo sapete. Parleremo di trattamenti per combattere le adiposità cutanee, quindi il grasso, le lassità della pelle e gli inestetismi della cellulite, perché comincia a farsi marzo, fa ancora freddino, Burian se n'è andato e quindi si comincia a pensare già alla prova costume, e dobbiamo assolutamente farlo. Bene, allora direi che lo studio ve l'ho presentato tutto, gli argomenti un po' avete capito a grandi linee quali sono. Cominciamo subito, visto che si parla di bellezza, dalla bellezza della nostra testa, o meglio dei nostri capelli. E dunque mi volgo nuovamente a sinistra, dove c'è tutta la Romanis Family. Romanis Family, vi piace così un po' l'americana? Sì, Romanis Family, molto bene. Sì. Come Romanis Family International, mettiamola così. Troppa grazia. Allora, comincio da te, Michele. Dimmi. Perché vedo che su Diego stai eseguendo, sì, che cosa. Raccontami un po' mentre continui a tagliare. Vai. Farò un taglio che è rinomato, che si chiama formicolone, che va molto per i ragazzi giovani, ragazzini. Cioè, è rinomato. È rinomato. Puoi perché spiegare cos'è il taglio formicolone? È un taglio normalissimo, alla moda, ma non rasato, una cosa giusta, no? Non eccessiva. Non troppo un bel ciuffo, vero? Un bel ciuffo incollato. A formicolone. Dalla forma del ciuffo. Adesso è la forma del ciuffo, capito? È un ciuffo a formicolone. Scusami, ma io non ho questi tocchi di stile sui capelli. No, ma fammi liscia. Veramente fammi un'invenzione di tanti anni fa, che venivano ragazzini a farsi i capelli e dice: vieni, te li fa a formicolone. E è rimasto questo. I ragazzini sono cresciuti e il formicolone va ancora. Ecco, di formicolone in formicolone, benissimo. Formicolone. Dunque io ti lascio alla tua creazione, intanto io continuo, Michela. Ora possiamo parlare. Si parla di un altro look. Intanto, sì, cosa sta facendo Valentina? Allora, Valentina sta dando forma, diciamo, a questa ondulazione sulla nostra modella, bellissima modella Alessandra, che ha dalla nostra collezione Rocky, la nostra, diciamo, l'abbiamo chiamata ethnic, perché la collezione sui colori, dici? La collezione sui colori, ecco. Sì, colori e forme, la collezione ethnic, che si ispira proprio a questi colori molto caldi, i ramati, i castagna, i rossi, i rossi, certo, assolutamente, e dalla nostra collezione Rocky, che è questa collezione proprio firmata Romani International e Royal, come la vogliamo definire, e abbiamo questo stile, che è lo stile ethnic, dove troviamo questi colori molto belli, molto lucidi, accesi dai ramati, anche d'impatto, direi, d'impatto, perché comunque è un bel colore d'impatto, certo, questo è un colore, è audace, ecco, molto audace, e ci ricorda questi colori della natura. Questi, certo, bei un colori po' autunnali, molto belli, sì, un pochino enfatizzati, ovviamente dalla sfumatura, forse enfatizzati naturalmente da questo effetto onda, da molto morbido. Onda. Io vorrei andare da Steno ora, passo di qua,
tra di voi, sono abituata a avere tutta questa gente. Sì, oggi abbiamo voluto un po' stupire con tutte le... Bello, bello, ma ci piace. Per presentare quello che è il nostro concetto di collezione, che spazia in diversi lavori. Io in particolar modo, sempre tratto dalla nostra collezione che si chiama Rocky, dicevo, perché Rocky comprende un po' tutto, il nome che abbiamo voluto dare perché è una collezione potente, da un servizio molto potente che riesce a mettere KO i capelli sfibrati ed opachi. Sì, esatto, c'è anche sonora. La musica di Rocky che ci che ci gasa un po'. In particolar modo la nostra modella Giulia, con un colore lucidissimo, sempre tratto dalla collezione Rocky, su cui creerò un taglio derivato dal mio sistema di taglio, un taglio che è rivisitato in questi concetti molto geometrici, un taglio, un neoclassico, un naive, come definisce Michela, perché grazie a queste forme che sono scolpite in base alla perpendicolarità dei capelli, la modella, in questo caso, o la cliente, sarà la migliore parrucchiera di se stessa e quindi il taglio tornerà sempre perfettamente a posto. Anche da se sé. Si fa la piega da sola a casa? Anche se si fa, soprattutto se si fa la piega da sola a casa. Capito? Cioè, il trucco è questo. È il capeltrucco invece che il barbatrucco. Sì, esatto, il capeltrucco. Il capeltrucco. E quindi c'è un taglio abbastanza geometrico. Questo è un taglio geometrico, rispecchia proprio, è un evergreen, quindi sono forme piene, quindi non scalate, in questo caso, e sono scolpite proprio in base alla perpendicolarità dei capelli, dicevo, per far sì che la cliente o la modella abbia questa facilità nella piega. Questo sistema, che è ideato da me, è brevettato e certificato in 168 paesi nel mondo, e come dico sempre io, come diciamo sempre noi, valorizza la tua unicità e ti rende la migliore parrucchiera di te stessa. E quindi a quel punto è tutto più facile. Esattamente. Perché poi vai dal parrucchiere per ritoccarti il taglio, per la crescita dei capelli, oppure se vuoi cambiare. Tutte le volte magari per avere la solita piega che desideri quando esci dal salone, e che non tutti, ma con questo taglio sì, si può fare a casa. Certo. Bene, noi ci vediamo dopo, perché poi Michela dobbiamo anche descrivere... Certo, i nostri modelli che ci hanno altri quattro modelli che sono fantastici. Fantastici, già pronti. Loro già in piedi così, e le descriviamo uno ad uno. È così, d'amblè. Perfetto. Dopo vieni qui vicino a me, poverina, tutta nascosta. Ma Michele, tua figlia tutta nascosta dietro le tue spalle. Si è messa qui. Dopo la porto con me. Mi dovrebbe stare davanti, almeno non mi si vede la pancia. La porto con me al centro della scena, vai. Molto bene. Intanto io vado dal dottor Francesco Malatesta, scusatemi se vi passo davanti, e raggiungo Francesco. Ciao, ben ritrovato, dottore. Ciao, allora, iniziamo subito a parlare di uno degli interventi più richiesti di chirurgia estetica. Esatto. Che è la mastoplastica additiva. Che cosa si intende per mastoplastica additiva? Allora, la mastoplastica additiva, lo dice il nome, cioè aggiunge al seno un qualcosa che è la protesi. Chiaramente dobbiamo distinguere una serie di interventi, perché mastoplastica additiva vuol dire aumento del seno, ma ci sono tanti modi di aumentare il seno, e poi ci sono tante variabili che sono quelle legate anche a problemi aggiuntivi che ci possono essere, perché un seno può essere anche non soltanto piccolo, ma può essere anche, per esempio, andato verso il basso, può essere un pochino sceso, oppure può avere altre peculiarità, che per esempio possono avere delle anomalie di forma, come per esempio un seno tuberoso. Ma se si vuole partire da quello più standard, diciamo, quello che è la semplice, se semplice si può dire, aggiunta di una protesi, possiamo distinguere per esempio i classici posizionamenti, che ormai le ragazze e le donne sanno quasi tutte queste cose, già vengono sapendo già quasi l'intervento che vogliono, o forse credono di saperlo, perché poi bisogna rispiegare qual è la realtà. E quindi si tratta di capire se vogliamo mettere questa protesi sotto la ghiandola, se la vogliamo mettere sotto al muscolo, oppure se vogliamo fare quello che a volte è un po' la via di mezzo, che è quella che raccoglie il positivo dell'una e dell'altra tecnica, che è una tecnica a doppio piano, che a volte diventa una dual plane, un nome un po' che
che corre su internet e che a volte le pazienti credono di sapere che cos'è, ma in realtà non lo come sanno. Come sempre accade quando quindi ci si... è più difficile a volte smontare, certo, le conoscenze che uno un po' si è costruito da solo su internet che poi spiegare in realtà quello che in realtà è, perché dual plane non vuol dire solo doppio piano, ma sono degli accorgimenti di tecnica particolari che solo un chirurgo plastico può sapere. Poi ci sono altre caratteristiche chiaramente che sono quelle dell'accesso, cioè da dove si entra per mettere questa protesi e quindi dove posizionare il taglietto e quindi conseguentemente la cicatrice. Di solito è intorno all'areola oggigiorno per mascherare quasi al 100%, voglio dire, il segno del taglio del bisturi, perché dopo un po' di tempo, quando la cicatrizzazione si è un po' così ultimata, posizionando questo taglietto, questo graffietto di gatto nel bordo dell'areola, tra il colore dell'areola e il bianco del seno circostante, praticamente non si vede più. L'altra alternativa usata a volte è quella di posizionare il taglietto nel solco mammario, cioè nasconderlo nel punto in cui il seno un po' si siede e quindi fa una piccola piega e quindi può non per nascondere vedersi, appunto, esatto, la cicatrice. E facciamo scegliere alla paziente dove vuole posizionare il suo segnetto e poi compatibilmente chiaramente con l'anatomia, perché se la paziente decide di fare il taglietto intorno all'areola è importante che l'areola sia abbastanza grande da accogliere poi il passaggio della protesi, che diciamo ha una certa volumetria. Quali sono le condizioni per poter fare un intervento di mastoplastica additiva? Cioè, quando arriva una paziente da te e dice voglio rifarmi un seno nuovo, quali sono le accortezze che deve avere accingendosi naturalmente a un intervento che richiede comunque un'anestesia totale, certo, anche se è uno degli interventi, sì, credo più richiesto insieme alla rinoplastica, sì. Sì, cioè, e alla liposuzione? Diciamo, i tre più richiesti sono sicuramente liposuzione per le adiposità localizzate, il naso per avere un profilo e chiaramente il seno, perché il seno diciamo è molto l'identificazione della femminilità, quindi sia la ragazzina che ha un seno troppo piccolo, ma anche la donna che ha avuto un figlio, quindi non ha più il seno di prima, chiaramente portano la necessità di questo intervento. E la voglia viene spesso quando arriva la bella stagione o comunque si comincia a pensare all'estate, quindi ci si approssima alla prova costume, quindi non è soltanto il farsi vedere dal partner o allo specchio, ma anche un pochino a tutti sulla spiaggia. Quindi ci si reca dal chirurgo plastico e bisogna avere sempre molta attenzione sul fatto, come diciamo sempre Francesca, che sia un vero chirurgo plastico, un professionista, esatto, qualificato, esatto, certificato, perché non si scherza, esatto, meno che mai con, esatto, un intervento chirurgico, esatto, perché è un intervento. E questo può sembrare una banalità, in realtà non lo è, perché sappiamo che all'interno di chi fa, si mette sul mercato per questo tipo di interventi, non tutti sono veri specialisti, quindi bisogna sempre stare molto attenti. Chiaramente l'iter della mastoplastica additiva è l'iter di un intervento chirurgico vero e proprio, quindi non è un gioco, come diciamo sempre in questi casi, e quindi dobbiamo fare tutti gli esami preoperatori, ci sono gli esami del sangue, l'elettrocardiogramma, e facciamo sempre fare anche un'indagine diagnostica sul seno per essere sicuri che sia un seno sano, quindi andiamo a operare, che non ci siano quindi patologie legate, e quindi un'ecografia, cioè, perché ricordiamoci che sappiamo che il posizionamento di una protesi non influisce nel formarsi di un tumore o malattie simili, però chiaramente questo non vuol dire che noi non dobbiamo essere sicuri 100% che andiamo a toccare un seno sano. Certo, e questo naturalmente è una doppia sicurezza per la paziente. Grazie dottore, e poi dopo torno perché ho alcune curiosità importanti da chiederti. Allora, io mi fermerei, ritorno di nuovo al centro, voilà, del nostro studio, ma mi fermo qui, nell'altra nostra piazza, perché qui ormai, come la Monopoli della bellezza, oggi abbiamo la piazza Capelli, abbiamo la piazza Cosmesi. Allora, a proposito di Cosmesi, io vorrei parlare proprio iniziando da Enzo Palatresi. Enzo,
Allora, raccontiamo un po' la storia dell'azienda Pascal, un'azienda che nasce a Firenze nel 1978, voluta fortemente dal maestro, purtroppo scomparso, Pascal Frese, che è stato uno dei più importanti truccatori dello scenario italiano. Raccontami un po', perché è vero che siete un'azienda che principalmente fa del make-up, quindi dei prodotti da trucco, però dei prodotti da trucco che hanno qualcosa in più e che soprattutto parlano non di trasformare una donna. Perfetto. Sì, già nell'ottanno 1978 appunto. Praticamente nasce perché da un'idea del maestro appunto Pascal Frese, che non trovandosi più soddisfatto di quei prodotti, cioè, che trovava in commercio, decise appunto di crearli in proprio, questi prodotti. E la sua filosofia si basa sul fatto che ogni donna ha una propria bellezza che il trucco deve esaltare. Quindi deve valorizzare. Da qui appunto un trucco di personalizzazione e non di trasformazione, appunto. Ed è questo il focus, insomma, poi alla fine di tutta l'azienda. Certo. Ed è il focus che si rivela ogni qualvolta viene creato un prodotto da trucco nuovo. Però ci sono dei prodotti, come dire, che sono bandiera. Sì, ci tenerei a sottolineare, però, se mi permetti, Francesca, certo, che ancora oggi, infatti, questa filosofia guida l'azienda Pascal, che grazie al proprio laboratorio interno e all'ufficio ricerca e sviluppo continua a creare appunto i prodotti sempre innovativi per la bellezza delle donne. Questo ci terrei a sottolineare. E quindi prodotti innovativi che non sono dei propri prodotti, che semplici make-up, ma prodotti, se mi consenti, che sono dei veri e propri trattamenti di bellezza, perché all'interno contengono anche dei principi attivi. Certo. Inserite nelle formulazioni, chiaramente, che devono servire a idratare e a nutrire la pelle. Quindi dei veri prodotti trattamento. Sì, perché la cosa fondamentale è che il trucco deve, oltre a truccare, anche nutrire e idratare la pelle. Questo ci tengo a sottolineare. Certo, anche perché stiamo molto a contatto, no? Certo. Una donna quando si trucca, che ama truccarsi, lo fa il giorno e spesso questo trucco accompagna per tutta la giornata fino alla sera, quindi stando a contatto un tot di ore, è chiaro che se il make-up è un make-up buono, di grande qualità, e se soprattutto contiene dei principi in grado di effettuare dei trattamenti e di apportare dei benefici alla nostra epidermide, con un gioco, insomma. Ricordiamolo che un trucco sta a contatto con la pelle dalle 8 ore, quando va bene alle 12 ore, quindi questo è fondamentale. Questo si capisce da solo quanto è importante che siano prodotti di qualità e anche nel contempo, come dicevi tu, trattamenti. Ci sono... Accanto a me infatti c'è la dottoressa Irene Brini, che collabora con l'azienda Pascal, che magari poi, se c'è tempo, dopo, ci illustrerà. Certo, dopo parleremo con lei di quelli che sono i principi attivi contenuti appunto nei pigmenti, perché si parla sempre, no, dei pigmenti, dei prodotti. Ora c'è una maggiore attenzione, se Dio vuole, naturalmente, anche a quelle che sono le etichette apposte nei prodotti. E questo sta a significare proprio l'importanza di utilizzare sostanze adatte anche alla nostra pelle, che non ci provocano reazioni, che apportano solamente dei benefici. Allora, cominciamo a fare un bel escursus, perché mi piace, mentre la nostra Silvia sta creando di già, con naturalmente i prodotti, un make-up adatto alla bellissima modella, poi dopo, insomma, parleremo di quello che lei ha deciso di utilizzare per rendere questo make-up che riesco a individuare come un make-up da sera, visto l'abito che indossa proprio Melissa. Vorrevo parlare estivo, poi magari vediamo estivo della nuova collezione. Abbiamo parlato prima, estate, guarda. Perfetto. Appunto, della prova costume, quindi non può mancare naturalmente anche un'attenzione al make-up. Come ci truccheremo con la bella stagione che tutti noi aspettiamo? Perfetto. Prima di questo, vorrei però fare un piccolo escurso su quelli che sono alcuni dei vostri prodotti. E in particolare, qui non a caso ho in mano il Lifting Color, che è un po' il prodotto, ecco, storico. Il bandiera, come l'ho chiamato, sì, io. Noi lo riteniamo la punta di diamante dell'azienda Pascal, sulla quale formulazione si sono basate anche tante altre formulazioni in seguito dell'azienda. Ci tengo a sottolineare che è un prodotto brevettato, che in molti hanno cercato di imitarcelo ma non ci sono riusciti. Un po' il nostro slogan è quello praticamente che, diciamo, dillo. Le imitazioni ci fanno onore. Ci
fanno onore. Okay. E le caratteristiche di questo lifting color non è un semplice make up, ma è una filosofia di trucco, in quanto la caratteristica, le tre caratteristiche fondamentali del lifting color ci piacciono molto, dille pure, sono che si adatta alla cromia della pelle. Inoltre, questa speciale formulazione fa sì che la polvere non penetri nelle rughe, ma anzi abbia un'azione liftante. Quindi le livella praticamente. Le livella. E inoltre è resistente all'acqua e quindi al sudore. E quindi è lunga durata. Quindi è lunga durata. Quindi super Se resistente. Posso farvi una dimostrazione. Fai. Sulla nostra su bellissima chi la fai? Modella. Vai su Melissa? Silvia, vai. Allora, vorrei ricordare che il prodotto lo si rileva scaldandolo con la spugnetta con movimenti circolari. E mentre lo applico, ci tenderei a sottolineare le svariate tonalità anche del lifting che troviamo in lifting color, insomma. Perché il lifting color ci abbiamo sia per pelli afone, sia per pelli olivasse, sia per pelli con tuberose, sia per pelli acneiche. Inoltre questo è il 103, quello maculato, che è un po' per pelli con rossore, che si arrossiscono facilmente. Che arrossiscono facilmente. Io farei vedere proprio la dimostrazione pratica. Grazie, Silvia. Per far vedere appunto come l'acqua e il sudore, ad esempio, in nessun modo alterano il colore del fondotinta o comunque lo tolgono. L'ha appena applicato, quindi uno potrebbe dire, ma l'ha appena applicato va via subito. No! Vedete? Ecco, se mi permetti Francesca, vorrei dire due parole alle telespettatrici che ci stanno magari seguendo. Io invito sempre tutte le nostre donne di provare, come quando andate a comprare un vestito, lo indossate, vi fate consigliare come la taglia, si prova il colore, così vi dovete far consigliare dalle nostre bravissime tecniche, appunto del settore, il vostro make-up che più fa per voi, diciamo. Perché solo le tecniche possono consigliare. Sono in grado, conoscendo naturalmente la cliente, conoscendo, essendo appunto esperte del settore e professionali, sanno perfettamente il tipo di prodotto adatto a quella che è la vostra epidermide, al colore, perché anche il colore, non dimenticatelo, è molto importante nella scelta del fondotinta, che è la base di tutti i trucchi. Grazie. Ci vediamo dopo per continuare a parlare di make-up. Io intanto vado dall'altra parte dello studio a parlare di trattamenti specifici di bellezza che vi vanno a combattere, pensate un po', l'elasticità del corpo, la ritenzione idrica, la cellulite, Carl. Nemica giurata delle donne. Intanto benvenuto di nuovo. Grazie, la tua invitata dello studio, già sotto le tue grinfie, vedo benissimo. E tu che cosa stai facendo con questa macchina spaziale, robotica? Proprio e poi robotica. La chiamo robotica non a caso. Certo. Che è come un'icona di bellezza, e anche qui gioco sulla parola, perché come si chiama? Lei si chiama Icona. Allora ce la vuoi descrivere? Certo. Che cosa stai facendo? Perché così? Il trattamento è un trattamento di massaggio robotizzato. Veramente. Ma è. Sì, ma ce lo dice anche la nostra amica che sta sul letto, che è una meraviglia. No, lei secondo me non dice neanche più niente, ormai è in un'altra dimensione, è vero? Sì. No? La verità è che la bellezza di questo relax è che si trasforma in risultato, perché questa robotizzazione è una robotizzazione molto particolare che consente alla macchina di dare tre risultati in un unico trattamento. E sarebbero? La tonificazione con la stimolazione del collagene, la riduzione delle adiposità con la svuotamento degli adipociti programmato e la riduzione della buccia d'arancia, dunque la riduzione della fibrosi. Quindi che è l'ultimo stadio della cellulite. È possibile soltanto perché questa robotizzazione passa attraverso una dinamica del tessuto molto particolare. Vedete, lo strumento è fatto in modo speciale, la aspirazione è esercitata dai rulli che non consentono alla pelle delicata di essere tirata dentro una plica, ma viene semplicemente ridinamizzata la parte di collagene, che è la parte che prima diventa carente nel nostro tessuto. Contemporaneamente, con questa restituzione di elasticità, la camera centrale riesce a ridurre i volumi adiposi
e nel contempo la trazione specifica sulla fibrosi riallisce il tessuto che appare da buccia d'arancia. Quindi praticamente è proprio un'azione a 360 gradi della cura, sì, del corpo, del rassodamento, che va a agire quindi non solo sulla tonicità del tessuto del vostro corpo, quindi dei glutei, delle gambe e tutto il resto, ma oltre che a combattere appunto la lassità, sì, va anche proprio a togliere la cellulite, quindi anche il grasso localizzato, lo scioglie praticamente. Diciamo che è in grado di condizionare la vita delle cellule grasse, tanto da farle svuotare molto più velocemente rispetto a quanto non farebbero normalmente, tenendole integre però. Questo perché anche un viaggia su due lunghezze d'onda particolari, sì, ed è un sistema brevettato, assolutamente, vero? Assolutamente, è un brevetto mondiale, ICUN, è un brevetto mondiale che fornisce una azione motorizzata di stimolazione sia diretta che di condizionamento metabolico attraverso anche due luci biocondizionanti, cioè due luci che sono in grado di determinare il rinnovamento cellulare. Ecco, quanto dura un trattamento e quante sedute si devono fare? Il trattamento è un trattamento che in verità viene costruito sulla singola donna, è un trattamento suo e solo suo, personalizzato. È speciale, è solo per lei. Partiamo da un trattamento che ha 20 minuti di interessamento per un ottimo drenaggio linfatico delle gambe, fino a sedute di totale rimodellamento a 50 minuti interi. Col fatto che ICUN si sposa perfettamente col tessuto, non è mai aggressivo, è piacevole. ICUN lo possono fare tutte le donne, anche le donne che avessero problematiche vascolari, rischi, quelle che hanno il tessuto smagliato, proprio perché ICUN ha aperto una nuova frontiera di trattamento, un trattamento frazionato e un trattamento delicato, specifico, pur essendo un trattamento molto coinvolgente. Come vedete, è particolarmente coinvolgente, sì, infatti, lo è. E quindi Tu stai facendo proprio un drenante ora. In questo momento sto applicando un trattamento drenante, lo vedete dal ritmo lento e profondo che sposta liquidi come li sposta il cuore. Hai capito? Sì, assolutamente, un trattamento fisiologico. No, c'è un suo stop programmato. Bene, allora torno dopo, ti perché aspetto. Poi le funzioni di questa macchina meravigliosa, la macchina delle meraviglie, l'ho soprannominata così io, sono molteplici, quindi c'è solo spiegato un piccolo spicchio di quella che è la torta, no? Il sì, piccolo assaggino della torta, lo spicchio della torta. E allora, quando si parla di torta, che si deve fare le torte? Torte in faccia? Bisogna mangiarle. Bisogna mangiarle, la vita in genere bisogna godersela. E allora mangiamo il dolce. Poi il cioccolato è molto porta amore, ora siamo vicini a Pasqua, c'è le uova. Racconta un po' la ricetta che decido se offrirti se no il caffè. La ricetta? La ricetta è il tiramisù. Non la ricetta, non la racconta. Racconta un po'. Ma cos'è il tiramisù? Convincimi, perché mi hai portato il tiramisù oggi? Perché il tiramisù è il dolce che fa sta bene tutti, anche chi gli gira le scatole. Bene, mi hai già convinto, guarda. Ti faccio un bel caffè. Grazie. Ta-da. E ci fai caffè. Oh, lo devi rifare anche dopo il caffè, No, perché c'è nella dose, c'è nella dose, c'è il caffè, lo devi fare te, c'è scritto proprio. Ne lo fa un altro? La Francesca. Sì, sì. No, dai. Sì. Ma come? Comunque salutiamolo Simone, poverino, lei a casa. Davvero? Povero Simone, ci manca stasera. Bacione. Ciao Simone Cucchi. Ciao. Se vuoi lo zucchero, lo so. Ne avessi a prendere pochi di zuccheri, Ti mancassero. No, un calo di zuccheri. Ma io ce l'ho ultimamente un calo di zuccheri. Ma chi, il Corvino? Io sì, scherzo. Nemmeno se ti vedo. Allora io mi sposto di nuovo. Buon caffè, caro Alessandro. Cara. Ritorno di qua, nella piazza dei capelli perfetti. Eccoci. Allora, vogliamo iniziare... No, che succede qui? C'è stato un cambio? C'è stato un cambio, sì. Che fate? Mi cambiate i modelli in corsa? No. Ma come? Ho finito. Transformers. Finito io. Guarda lui. Guarda bello. Bello lui, Bello, ora rimane qui. Era bello anche senza fargli i capelli. Era bello lui, anche senza fargli. Devo dire che c'è materiale. E come qui, te, anche se sei spettinata, sei una meraviglia in tutti i modi. Va bene. Comunque questo è il famoso ciuffo a formicolone che... Diego si viene a fare, siccome abita sopra il negozio, e via via viene a farsi il ciuffo a formicolone. Vero, e le Diego? Ragazzine a scuola, tutte stese.
Quante fidanzate avrà lui? Ora non lo so. Ma quante ne hai viste? Io ora non lo so, ma so che ne avrà tante. Ah, ecco. So che ne avrà una tante. Previsione di Michele Romani. Le previsioni di Michele Romani si avverano. Steno, che stai facendo? Allora, io dopo aver terminato il mio taglio, il primo lavoro, sto creando un'acconciatura sempre tratta dalla nostra collezione Deluxe, quindi un'acconciatura elegante, con volumi molto molto importanti, che si sposta tutta sulla parte posteriore della testa, che è adatta per le serate di gran gala, quindi per le serate importanti. La lunghezza, come vedete, è importante, molto lunga, a significare che il nostro primo scopo, il nostro primo obiettivo è avere capelli sani e belli, anche lunghi. Quindi non tagliarli per forza. Non tagliarli per forza, e quindi anche l'invito a tutte quelle persone, a tutte quelle donne che vogliono i capelli lunghi, è seguire i nostri consigli, il nostro metodo, che aiuta proprio anche ad allungare i capelli sani e belli. Allora, ora io mi prendo la sua sorellina, sì. Ecco, e io continuo. E te continui a lavorare. Valentina intanto sta facendo una bellissima acconciatura romantic chic, la definirei così. E con Michela, sì, andiamo a descrivere il primo taglio. Da dove cominciamo? Da dove dobbiamo cominciare? Dal primo taglio. Dal primo taglio che Steno ha fatto. Da vieni Giulia, qua. Vieni modella, pure. Vieni. Modella, vieni. Favorisca, sì, il nome, favorisca il capello e anche il taglio. Allora, qui abbiamo... avviciniamoci, perché sennò non siamo sotto la luce. Qui abbiamo Giulia, su cui Steno ha eseguito il nostro taglio, del suo metodo. Un taglio, come ha descritto prima Steno, in forma piena, un taglio molto geometrico. Tonico, direi oggi, sì, molto orientale. Molto orientale, un po' sì, dei capelli un po' nipponici, lei ha dei capelli, capelli bellissimi, meravigliosi, cioè. La nostra Giulia infatti è una delle nostre, giriamo Giulia, delle nostre modelle, guardate, storiche, che bella. Perché ci piace coccolare, ci le piace cliente e farle diventare, sì, delle modelle, esatto, le facciamo diventare, allora, le nostre modelle. Fatto qui? No, facciamo, riscriviamo dietro. Qui ha perché fatto, si vede dietro, ha eseguito, esatto, un taglio che è leggermente più lungo dietro, più corto dietro, scusami, e si allunga un pochino sulle punte davanti, sempre in forma piena, un taglio della nostra collezione Naive, dove abbiamo appunto tagli geometrici, poco scalati, si ritorna infatti al nostro caschetto sempre verde, il nostro evergreen, e colori come qui vediamo bruni, nella scuri, nostra, sì, scuri, sì, naturali, che esaltano la naturale bellezza di Giulia, devo dire, ci piace molto. Vai Giulia, puoi tornare a posto, chiamiamo un uomo per chiamiamo par condicio, un uomo, via, sennò qui chiamiamo, si parla solo di donne. Christopher, eccoci, vieni Christopher, un altro, vieni, giovanissimo, della nostra collezione, sempre della collezione Rocky maschile, senza qui formicolone, abbiamo, no, qui abbiamo una collezione Knockout, che manda al tappeto tutte. Ecco. Le quindi manda tutta al tappeto. Cosa avete fatto? Qui abbiamo delle rasature, dei capelli un po' molto trendy. Molto moderni. Moderni, per ragazzi giovani. Qui abbiamo anche una colorazione appunto moderna, con queste sciocche che vanno dal castano al grigio. Non so se si riesce a vedere. Si vede. Giriamo. Gira un pochino. Eccolo. Ecco, vedi, bene, vediamo questa luminosità di questi colori un po' cenere. E di poi questo effetto lungo, su, cioè praticamente lasciando lungo, i capelli, esatto, lunghi e poi rasato. E rasato sotto. E molto fashion. Fashion, trendy, all'ennesima potenza, all'ennesima direi. Potenza. Bene, grazie Christopher. Vediamo un altro. Cioè vediamo un altro Martino, uomo. Mentre loro intanto... Certo. Prego, prego. Malvin, abbiamo... dalla collezione invece Neoclassic, qui abbiamo un uomo molto di stile, questa ondulazione fantastica, molto metrosexual, come dicono ora, va molto di moda, molto fashionista, fashionista, esatto, girati, una sfumatura classica, quindi non rasata, molto rasata, ma una sfumatura che parte dal corpo, dal taglio proprio. Esatto. Da taglio, quindi è poi creata con pettine, avete fatto col pettine? Spazzola,
spazzola. L'onda con la spazzola l'onda. Si può fare anche per l'uomo. Anche per l'uomo, e si può fare da Roman International. Ecco, questo è importante. Bene, caro, grazie. In esclusiva. Qui abbiamo delle esclusive. Poi dopo torno, perché dobbiamo ancora presentare lei, che ha finito bellissima con questo capello rosso audace, come lo sopra. Bellissima. Ormai io vi ridò tutti i nomi. Rosso audace. Michele, ridò tutti i nomi sopra. E poi le nostre deluxe. Bene. Faccio bene? Va fatto benissimo. Faccio come le clienti romani. Allora, questo rosso audace, E poi abbiamo le nostre deluxe. Ecco, le nostre ragazze deluxe che sono in lavorazione. Ah, deluxe proprio? Deluxe, sì. Ah, perché sono in occasioni specialissime. Chic. Super ultra chic. Grazie Michela. Prego. Allora, dopo continuiamo, io torno dal dottor Malatesta di nuovo, questa volta non mi passo davanti, ma vado di qua, poi vengo anche da te, voglio sapere tutto, sai. Ma proprio tutto. Eccomi Francesco, ti vedo in compagnia. Vedo? Ti volevo presentare questa mia ma amica. Ma come me ne hai portata una sola? È perché sennò me le rubavi. Già capito. Bravo. E ti ho portato a vedere una protesi, che me la vuoi toccare un po'? Sì, sì. Infatti io le tengo sempre sulla scrivania, per rilassare. Mi piace toccarle, no? E anche per spiegargli che cosa andranno poi ad utilizzare, perché la protesi di silicone ha una sua storia, una sua scienza, chiaramente ha una, ti faccio vedere, una rugosità, se la tocchi così senti che non è esattamente liscia, ma c'ha questa rugosità che si chiama testurizzazione, e questa è stata fatta apposta, non è che hanno sbagliato, gli è venuta ruvida invece che liscia. No. Va bene? Ha una sua storia, perché è fatta per evitare una particolare complicazione, anche nota, che è la contrattura capsulare, che già queste cose le pazienti già le sanno, perché le hanno lette. La contrattura capsulare è quella complicanza che praticamente prevede che quella sottile pellicola che normalmente si forma intorno alla protesi una volta posizionata nel corpo umano, che succede? Praticamente diventa troppo dura, troppo spessa, fino addirittura a comprimere la protesi, farla diventare brutta, addirittura a volte fa anche male. Quindi in quei casi bisogna riaprire la paziente e sistemarla. Poi dentro c'è un gel che non è un liquido, ma è un, si chiama altamente coesivo questo gel. Cosa vuol dire? Che se praticamente noi tagliamo una protesi in due e dividiamo la protesi, non esce niente al di fuori, ma saranno due pezzi di protesi, no? Come se fosse una pagnotta tagliata a metà. E questa è una garanzia nei confronti anche di un'ipotetica rottura della protesi, anche se in realtà è una cosa estremamente rara. Se una protesi si rompe, in realtà non esce niente di fuori, perché è un qualcosa che te lo premi, esce e poi rientra, perché è una specie di budino, che tende a mantenere la sua forma anche quando viene. Questo è molto importante, perché quindi è una assolutamente grossa sicurezza. Bisogna sempre tutelare, appunto, sempre la sicurezza ancora prima della bellezza, se vogliamo metterle in ordine di importanza, chiaramente anche la bellezza. Allora, senti, dottore, io ho una curiosità, perché si vede spessissimo su internet, anche sui social, delle pubblicità, no? Delle queste famose creme miracolose che, se apposte sui seni, farebbero crescere il volume del seno fino a due taglie. Quanto c'è di vero in questo? Allora, non c'è niente di vero, ma io chiaramente ti ho un po' suggerito questa domanda tramite un invio di una mail particolare che ho mandato, perché ti devo raccontare un aneddoto. Raccontamelo. E praticamente questo mi ha mandato qualche giorno fa un amico chirurgo plastico, mi ha mandato un link di un sito per ridere insieme riguardo queste cose un po' ridicole, riguardo a fantomatiche creme che farebbero aumentare il seno, che è impossibile. Creme farlocche. Come c'è dentro, una crema, che ora non voglio dire una crema, ma pensate a una crema qualsiasi per le mani, potrebbe essere quello che c'è dentro a queste creme. Quindi completamente una presa in giro. E questo, fatto due risate, poi però guardo questo sito, scorro le foto che ci sono e mi accorgo che sono foto del mio sito. Praticamente mi hanno rubato, dopo te le farò vedere, ora non le posso far vedere perché non sembra bella, però sono delle foto del mio sito, delle pazienti che io ho operato. Però, dottore, lo potevi dire che ho usato il crema, scusa. E me l'hanno messa come testimonianza del fatto che queste creme fanno aumentare il seno. Mi ha fatto un pochino ridere, però anche un po' arrabbiare, perché tra l'altro, come sempre succede,
questi siti poi sono irrintracciabili. Poi ho fatto una ricerca tramite, insomma, delle cose e ho scoperto che chiaramente non sono posizionati in Italia, ma sono posizionati all'estero. Ho provato anche a comprare la crema, a chiamare, e c'era però dall'altra parte chiaramente una signorina, una telefonista che niente sapeva di tutto quello che io, quindi chiaramente ho lasciato stare. Quindi penso che ora farò una denuncia alla polizia postale, perché chiaramente ci sono delle immagini che coperte da copyright, però insomma questo te la volevo raccontare. Allora, vogliamo rassicurare tutti che il dottor Francesco Malatesta non utilizza la crema per la mastopatica additiva. Ma io direi magari mi riuscisse a fare un intervento mettendo un po' di crema. Quindi per l'aumento del seno i casi sono tre: o la mastoplastica additiva, o la menopausa in qualche caso, o lo stato di gravidanza, allattamento. Esatto. Oltre a questo non esiste nessuna crema miracolosa, altrimenti è ascrivibile nella fattispecie della crema farlocca, esatto, cioè la crema che non serve a niente. Grazie dottore per questo bel racconto, simpatico però anche un po' antipatico, diciamo un po' inquietante, a doppio, diciamo così, a doppio binario. Allora io mi risposto di qua, aiuto per dei pantaloni, sarà stata l'influenza, perché adesso rientro nella piazza dedicata alla cosmesi, al make-up, no? Tutti oggi dicono make-up. E vorrei parlare però con la dottoressa Irene Brini, perché la dottoressa Irene Brini collabora ormai da 3 anni, se non sbaglio, proprio con Pascal. Sì. Ci ha detto prima lui, Enzo, che ovviamente Pascal ha un laboratorio proprio di produzione, di ricerca di tutte quelle che sono le materie prime che poi andranno a comporre il prodotto trucco. Sì. Sì, io collaboro da 3 anni con l'azienda Pascal e devo dire che fin dall'inizio è stata una collaborazione molto stimolante, perché in Pascal non ho trovato la classica azienda del make-up che pensa solo alla decorazione del viso, quindi solo al colore, ma appunto un'azienda che invece aveva proprio come filosofia la cura della pelle. E questo mi ha portato a continuare appunto questa collaborazione e a fare anche un plauso alla Pascal, perché in azienda ho visto una fortissima tendenza da parte loro agli investimenti sia nelle materie prime di ottima qualità, sia appunto nella ricerca e sviluppo, e quindi cercare sempre dei principi attivi sempre migliori. Ci sono dei principi attivi molto interessanti di cui poter parlare. Sì, infatti allora, principi attivi che utilizza Pascal sono veramente tantissimi, quindi diciamo è difficilissimo fare una carrellata ora. Perdonami Francesca, 2 parole solo sui pigmenti e poi passo immediatamente. Perché poi sì, i pigmenti rappresentano, potrebbero, non è questo il caso, rappresentare un problema, perché contengono tantissimi metalli pesanti. Esatto. Infatti ovviamente esiste una legge che tutela diciamo, la produzione dei pigmenti, che devono comunque rispondere a dei livelli di metalli pesanti, però ovviamente come in tutte le cose ci sono quelli di maggiore qualità e quelli di minore qualità. Il plauso appunto che faccio all'azienda Pascal è quella di investire nelle materie prime sempre di ottima qualità, veramente utilizzano i pigmenti migliori, i più puri che si trovano sul mercato, e questo quindi vuol dire tantissimo, perché significa meno assorbimento di metalli pesanti a livello epidermico e quindi ovviamente anche salute da questo punto di vista. È molto importante, considerando il discorso che facevamo prima sul trucco, che la nostra pelle è a contatto per noi donne spesso con il trucco dalle 8 alle 12 ore, si capisce subito l'importanza di questa attenzione alla materia prima, no? Infatti. Prodotto, lo ripetiamo, purtroppo siamo un po' campanilisti, ma è prodotto italiano. Sì, ecco. Tutto, 100% italiano, made in Italy. Assolutamente. Non si sbaglia, prodotto qui, made in Italy, quindi con una particolare accuratezza, sì, della ricerca.
Per quanto riguarda i principi attivi, dicevo appunto, sono tantissimi i principi attivi che utilizza l'azienda Pascal all'interno dei propri prodotti, diciamo facendo una carrellata velocissima. Il primo tra tutti, le ialusfere PF, che sono delle microsfere di acido ialuronico incapsulato a basso peso molecolare. E questa proprietà appunto del basso peso molecolare dell'acido ialuronico permette che l'epidermide assorba l'acido ialuronico stesso, quindi riesca a penetrare nel primo strato, che è lo strato corneo dell'epidermide, e entrare in profondità. Nel momento in cui entra in profondità, le microsfere piano piano si sfaldano, rilasciando quindi delle piccole fogliette di acido ialuronico in ogni strato dell'epidermide. Questo ovviamente permette all'acido ialuronico di richiamare acqua e quindi dare effetto idratazione, ma nello stesso tempo permette anche l'effetto idratazione, quindi il richiamo dell'acqua, di dare turgidità, quindi l'effetto di riempimento immediato, che infatti si ritrova molto nei prodotti Pascal e che comunque sono, vuol dire anche bellezza per noi donne. Un altro principio attivo molto molto utilizzato dalla Pascal sono le cellule staminali. Queste se ne sente tantissimo parlare, tra l'altro. Infatti, allora, le cellule staminali che vengono utilizzate in Pascal sono cellule staminali della mela, che vengono estratte da una mela che si chiama Malus domestica, una mela svizzera. E cosa fanno? Queste sono cellule primordiali che riescono arrivare proprio allo stato basale delle cellule staminali umane e a dare forza e vigore alle cellule staminali umane, e quindi questo porta a ringiovanire la pelle, quindi proprio l'effetto anti-age, dove una pelle spenta, stanca, più vecchia, e ci piace tantissimo, infatti porta ad essere, insomma, gli dà tono quindi giunto. Quando avete quando andate dall'estetista e richiedete dei prodotti per il trucco, ricordatevi sempre di richiedere prodotti che abbiano queste caratteristiche, grandi caratteristiche di qualità, insite soprattutto non solo nel risultato del make-up, ma quanto proprio nella produzione del trucco stesso, in quello che contengono, perché non si scherza davvero, io lo dico sempre, né con la professionalità di ogni operatore del settore della bellezza, che sia della medicina, sia della chirurgia, ma non si scherza neanche con il materiale che viene utilizzato. Quello che si mette sulla nostra pelle, veramente c'è da stare molto molto attenti, privilegiare la qualità sempre. Silvia ha creato, sta creando, perché ancora non ha finito, certo ti piace proprio vincere facile, comunque questo è un altro discorso, aiutata dalla bellezza della nostra Melissa e altresì anche dai prodotti di Pascal di cui parlavamo prima, sta creando un trucco sera summer, quindi ai colori dell'estate, ai colori primaverili della bella stagione, che abbiamo qui in anteprima noi, Quindi parliamo un po' di queste tendenze e dei prodotti che hai utilizzato. Allora, intanto vorrei fare un complimento alla Pascal, perché è una ditta che dà i prodotti solo all'estetista, quindi viene ancora più tutelata la cliente, perché viene provato su di lei, sul tipo di pelle, con tutti i suoi problemi e anche l'abitudine di tutti i giorni. Una persona che suda molto, una persona che ha una pelle molto disidratata, si riesce veramente a creare un tocco di luminosità o di copertura in base a quello che la cliente richiede, altrimenti un trucco un po' più pesante. Queste polveri che ho usato oggi sono della sua nuova linea, che praticamente sono dei polveri minerali, sono un vero e proprio fondo. Dato con lo sfumino si riesce a creare una copertura anche su pelli giovani con qualche problemino, così si riesce a creare anche delle ombreggiature in base ai colori, e ho fatto anche dei punti e un po' di contouring. Sono molto luminosi perché proprio all'interno ci sono queste polveri minerali, la dottoressa magari meglio di me sa spiegare, che riflettono la luce e quindi proteggono ancora di più la pelle anche d'estate, quando deve essere bella. Noi abbiamo truccato anche il décolleté proprio perché d'estate la pelle sta scoperta e deve essere protetta tutta. E poi si ritorna al solito discorso di prima, che sono a lunga tenuta, quindi certo. D'estate, che il problema principale è
il sudore e anche il cambio delle temperature, perché all'interno stiamo a temperature più fredde o comunque con diversi gradi di differenza grazie all'utilizzo dell'aria condizionata, ma fuori fa molto caldo e quindi si potrebbero creare anche delle disincromie del colore. Questo non succede con prodotti di questo genere perché rimane intatto. Che ha di bello è che con l'aria condizionata, che le pelli seccano tanto, questi prodotti sono molto idratanti, in più a non lucidare, ma a dare questa luce bellissima estiva. Faccio una ripassatina dopo per vedere se è tutto a posto. Qui siete pronti per gli ultimi look, eh? Poi mi prendo il libro io, con dedica. Ritorno da Carlo. Ora si è messo anche gli occhiali. Carlo, ma scusami. Va bene che oggi la bellezza qui abbaglia sotto mille sfaccettature, però ora anche gli occhiali. Ma è necessario. Per il laser. Io non guardo, allora mi sposto di qua. No. Faccio l'intervista. Dammi tanto la nostra amica. Sì, con gli occhiali anch'io. No, guardate, la diretta con gli occhiali. Vai Carlo, vai. Posso andare? Vai. Vado tranquillo? Tutto a posto, vai, tutto a posto. Allora, come va la cellulite lì da quelle parti? L'abbiamo debellata? Sì, ci stiamo avvicinando a questo punto. Molto stiamo bene. Utilizzando anche delle luci di fotobiomodulazione, nel senso stiamo condizionando la cellulite a migliorare un po' per forza, apportando quella componente che nella pelle non arriva spontaneamente, è la luce. Aria e acqua già ci sono per effetto fisiologico. Abbiamo tutti gli elementi. Noi abbiamo i mezzi, sapete che l'azienda di Estée Lauder si spinge a livello altissimo per quanto riguarda le tecnologie e dentro iQOON, oltre questa grande tecnologia meccanica, troviamo anche una tecnologia di condizionamento del metabolismo. Agisce, mi va proprio a... Lavora direttamente dentro gli adipociti, sciogliendo un po' il grasso e favorendo la fuoriuscita. Scusa, non è che ti potresti trattenere qui dopo la puntata, ma anche domani, dopo la puntata di Fadao, mentre magari ripasso la scaletta, no? Potrebbe essere un'idea. Assolutamente. Con questi occhiali. Tanto io non fatico, tu stai bene. Ci vedo benissimo, guarda. Anch'io ti vedo bene. Guarda qua sotto cosa facciamo. No, lei ormai, lei ciao. Ciao, no, perché questo binomio relax risultato ci piace però parecchio. Il relax non si ottiene esclusivamente sul corpo, guarda cosa ti faccio vedere. Cosa vuoi fare? È estremamente interessante la possibilità di fare gli stessi condizionamenti metabolici, rimodellanti, drenanti anche sul volto. Rimpiccioliamo iQOON, rendiamolo microscopico. Veramente sul volto si può fare anche? Quindi praticamente a 360. No, lei ormai. Lei fa tutto, ormai fa tutto ciò che le chiedo. Lei ormai. Non ci vedo più. Ok. Quindi? E abbiamo la possibilità di lavorare con le stesse stimolazioni. Quindi effetto anti-aging, effetto. L'acquisizione interessante è detossinamento del volto, asciugatura dall'edema, rughe sottili e rughe profonde. Bene. Se poi ci troviamo sul terzo inferiore del volto, possiamo lavorare sulle adiposità del sottomento, dunque pulendo l'ovale del volto, restituendo linea alla temporomandibolare. A questo punto ti volevo dire, il mio camerino è già là sulla sinistra, sì. Ti puoi accomodare, puoi portare anche la macchina, poi ciao cara, ora basta perché ci dispiace, no scherzo, comunque veramente. E anche qui trattamento personalizzato sulla base della cliente. Allora ricordiamo che ovviamente per poter utilizzare una macchina di questo tipo bisogna essere ovviamente formati. La formazione, non solo l'informazione che noi stiamo dando, che è una mera informazione, ma la formazione e la professionalità di centri estetici specializzati. Ora poi io mi rivolgo un po', perché noi si pensa sempre agli utenti, no? No. A coloro che usufruiscono all'ultimo stadio appunto della catena di questo trattamento, ma in realtà poi chi lo va a eseguire sono i centri estetici. Certo. Quindi ora c'è un progetto che Estée Lauder promuove molto importante, che è Riparti, in cui è compresa anche ovviamente l'utilizzo, la formazione e l'acquisizione di macchine come queste. È per questo che in Estée Lauder esiste un centro di formazione che è costantemente attivo, è ospitale, la formazione è gratuita. E tu sei un tutor. Io sono un tutor. E quindi sì. Ne sa una più del diavolo, hai capito o no? Anzi, dell'angelo. Grazie. Mi piace, e quindi è meglio utilizzare l'angelo. Okay. Ecco. Ti ringrazio. Molto bene, guarda, lei è tutta rilassata. Quanti anni deviamo?
Ora dopo, so, dopo non, mi vengono quinta elementare, dire, dopo mi vengono quinta elementare lei con questo trattamento, mi scala di 10 anni. E che ti devo dire io a te, Carlo? Cosa ti devo dire? Metti le frecce verso il tuo cameriere. Sei un uomo iconico, sì. Come icon. Perfetto. Icon, anzi, icon in English. Yes. Molto bene, grazie Carlo. Grazie a te. Mi raccomando, torna a trovarci. Assolutamente, ti aspettiamo. Camerino lì a Perfetto. Sinistra, seconda porta. Ho già capito la storia. Bene? Molto bene. Grazie. Tutto a posto? Siamo tutti tranquilli. Questo mi fa mangiare tiramisù, ma io non ho parole. Andiamo, andiamo. Torno di qua, torno alla piazza dei capelli, a come porti i capelli bella bionda. Piazza capelli come porti i capelli bella bionda, eh? Piazza Romani International, dedicata alla bellezza, alla cura dei vostri capelli, al vostro look a 360 gradi. Diego, bellissimo, ti vorrei chiedere quasi di rimanere con me e di fare il mio valletto ad vitam. Ah, le ragazze dell'Axe sono pronte. Steno, descrivici. Prima okay. la tua, poi lei e poi descriviamo l'ultima modella che è rimasta. Vai, ok, allora le ragazze con questo look molto elegante che sono predisposte per serate Gran importanti sera, prima di e eleganti e quindi da sera. In questo caso con la grande lunghezza dei capelli che avevamo abbiamo creato un'acconciatura molto voluminosa con volumi importanti che si spostano, dicevo, verso la parte posteriore e questo è un vero e proprio raccolto che sa anche un po' di storia, quindi retro. Abbiamo un po', sì, un po' vintage, un po' retro e abbiamo unito tutte le nostre nuove tecniche per creare queste effetto importante. Il secondo? Mentre qui siamo sempre in un'acconciatura elegante, un pochino siamo un po' più avanti negli anni, quindi il tema ricorrente è l'ondulazione, quindi abbiamo vista nelle donne, nell'uomo, quindi il wave la fa da padrona anche per questa stagione con queste sfumature di colori che vanno ad incorniciare il volto e creare proprio un effetto naturale, quindi un'ondulazione sia del colore che dell'acconciatura. Bene, allora io vi faccio i complimenti perché è una squadra meravigliosa. Mi porto lei perché la dovete vedere quanto è bella con questo capello. Come si chiama questo stile? Ethnic. Con questo stile ethnic, con questo rosso fuego così che ci scalda. E con lei cosa si fa? Siamo anche tonate con la camicia, ma perfetto, ma meglio così, ma che assist. Ora andiamo in pubblicità e poi torniamo con il nostro momento. Lungo 20 minuti tutto quanto da leccarsi i baffi perché si cucina in tada. Che cosa? Il tiramisù. E chi meglio di lui? Si è parlato ora di cellulite. Che cosa volete? Se no che cosa esiste a fare? Cosa esistono a fare le macchine? Se qualche volta non si fa uno strappo alla regola. Pubblicità, poi torniamo. Ta-da! Eccoci qua, è scappata con Riccio. Sta raccanto a me, ti scappano i riccioli. I riccioli. Buonasera. Ben ritrovati, vai, parla a te mentre mi sistemo, allora, il riccio. Allora, stasera faremo il tiramisù, un dolce molto tradizionale italiano, dove la gente... Come, scusa? La pasticcera. La pasticcera. La nota pasticcera. Francesca. E nulla, proveremo a fare questa dose così almeno la gente a casa poi lo rifarà, in tutte hanno le sue maniere, chi ci mette il pistacchio, chi ci mette l'arancio, noi lo facciamo tradizionale. E poi... allora siamo qui, oh, ci ha preso un certo gusto a condurre, siamo qui, riprendo il mio posto, scusa, con il pasticcere della pasticceria Frida di Soffiano. Via di Masolino. Senze. Via di Masolino. Ecco, via di Masolino se lo ricorda, hai visto questa volta? Esatto. Alessandro Corvino, un applauso. Grande amico e con la sua giovane simpatica aiutante vestita con il grembiule di Tadà. Ginevra. Ginevra, ciao Ginevra. Perché non potevo venire solo, a me mi manca il mio compagno che è malato, poverino. Cookie. Facciamo un saluto a Simone Cucchi. Ma cosa Cucchi in giro? Io devo stare zitta. Esatto, comunque, poverino. Gli è malato, gli ha la febbre. Ciao Simone. Ciao Simo, un abbraccio. Io saluto Simone ma anche sua moglie. Sì, saluto anche la sua moglie, che discorso. Dopo la carrambata di qualche mese fa. Ma che scherzi. Ora noi facciamo tutti i saluti e poi si parte. Allora, prima di tutto entrare facciamo... a scherzare e di tornare esatto. con il solito clima solare di tutto, noi non l'ho fatto prima, ma insomma... Esatto. Lo facciamo ora, noi ci stringiamo naturalmente anche Corvino che è un grande tifoso della Fiorentina, a tutta la famiglia. È vero. Story, perché Story. Naturalmente per la scomparsa del capitano. Ciao capitano. Ciao capitano. Ciao capitano. Doveroso salutarlo. È giusto. Forse lassù ci avevano bisogno di un capitano. Può darsi. Ci sta. Può darsi, ci sta. Comunque non torniamo ci pensiamo a noi. Più, torniamo esatto. a noi, tiriamoci su perché... Tiriamoci su con i tiramisù, ora si fa i saluti, lei è Ginevra, io sono Alessandro, salutiamo la pasticceria Frida. Ancora? Sì, di nuovo Federico e Sabrina.
Poi ciao, ciao. Poi ho da fare un saluto a degli amici, perché loro sono molto interessati a noi, specialmente a noi due, perché ci guardano, mi fanno le domande, ma com'è la Francesca, ma che ti dice la Francesca? Io dico sempre, ragazzi, signori, la Francesca è la Francesca, basta, è una conduttrice, è splendida, non andiamo oltre, perché stando accanto a me è rimasto uguale, non è che io l'ho cambiata, lei è sempre uguale, sono io che l'ho cambiata accanto a lei. In che senso è sempre uguale? Perché tu sei splendida uguale, non c'è bisogno. Sì, oggi poi. Esatto, anche se lei è malata, lei è splendida uguale, c'è poco da fare, via. Schella, sono quasi guarita. Bisogna salutare Autosole. Per collo ma non mollo. Brava, allora, salutiamo Autosole e te gli devi dire anche salutiamo Testa Pinolo, dillo te. Saluto a Testa Autosole, Pinolo. Saluto Autosole, ma in particolare un calorosissimo saluto a lui, a Testa Pinolo. Oh vai, non si comincia, andiamo. Maremma, allora, leggiamo prima la ricetta però. Scusami, non me l'ha detto lui. Diciamo la ricetta. Gli ingredienti del tiramisù scomposto. Poi scusa, che scomposto? Dopo tu lo vedrai. 500 grammi di mascarpone, 500 grammi di panna, 200 grammi di zucchero, 8 rossi d'uova. Ah, usi il rosso? Un sacchetto di savoiardi, una tazzina di caffè. Ma che scusa, dopo andrai a fare? Che dopo dovrai fare? Vado a farla subito. No, aspetta, ora cominciamo. Vabbè. Allora, intanto mettiamo 100 grammi di zucchero nei rossi. Scusa, perché usi solo il rosso te? Perché è meglio, più corposo. Mi garbo molto di più che dell'albume. L'albume tende poi a scendere, perché spuma e poi ti può far calare. Invece con questo qua, anzi, con questo qua non si fa perché non ci passa dentro, bisogna cambiare ciotolo. Un attimo, scusate. Aspetta, scusate, il bello della diretta. Perché la diretta è questa. Facciamo così noi. Non si fa così, tanto noi ci abbiamo... La Ginevra insieme alla Francesca stasera sono i top dei top. Allora Ginevra, ma tu perché sei qui? Spiegaglielo Ginevra. Abbiamo una sorta di progetto. Raccontalo, mi piace. Allora, il progetto è andare a fare dei corsi di pasticceria ovviamente, ma anche di cucina, nei vari agriturismi della zona. Alessandro farà... il suo lavoro e... Fai il tuo lavoro? Che sto facendo? Siccome intende insegnare anche agli stranieri, ha bisogno di un interprete e io studio lingue, quindi sarò la sua interprete. Studia lingue? Quattro lingue, tre lingue sa, tre lingue. Che lingue parli? Inglese, francese e spagnolo. Insomma, se mi spiego, vado con che gente vuoi giro io. Allora, to the suite. To the suite, senti. Parlevo francese, le vivi qua, allora siamo a posto. Siamo a posto. Ma anche in inglese, eh? Ma io l'inglese lo balbetto, guarda, non c'ho proprio la dialettica pura, ma lo balbetto. Perché anch'io so sette lingue, ma tutto a modo mio. Così. Ognuno ha le sue lingue. Guardiamo come si ora monta bene. Faccio in inglese, eh? No, no, comincia con lì. Vado? Ginevra, parla te dopo poi. Allora, welcome to Tada TV Live Show. We are in the kitchen and we are going to prepare our tiramisù. Tutto, come sempre, si è capito tutto. Ma che scherzi va bene. Ma che scherzi? Sono intitolata alla pagina 7777 di Televideo. No, scherzo, dai. Sto scherzando. Allora, noi stiamo montando, la tornando si vengono a accertare se sono un avatar o se sono viva davvero, dove sono sopravvissuta a questi cinque giorni di influenza. Ma senza nemmeno farlo apposta, oggi nella nostra cucina mi preparano il tiramisù, cioè. Allora, intanto abbiamo montato i rossi dell'uovo con lo zucchero. Ora mettiamo la panna. La panna. 500 grammi di panna. 500 grammi di panna. Così, così il corvino. Tanto abbiamo visto prima che abbiamo la buttiamo macchina. Mettiamo il rimanente 100 grammi di zucchero nella panna. Gli diamo la via al motorino. E si monta la panna. Montando la panna dopo, mettiamo il mascarpone dentro. Va bene? Rimiscoliamo. Aggiungiamo l'ultimo, le uova, il rosso delle uova montate. E poi impiattiamo. E ti faccio vedere il tiramisù scomposto. Comunque torniamo a noi. Cosa hai fatto questi giorni sei a casa? Ma hanno detto ti seguo su Facebook. È bene non dire cosa ho fatto. No, no, ho visto che eri però... molto giù, sul divano, sdraiato, attraverso. C'era la gente che dice ma è lei o non è lei? Hai visto le storie di Instagram nascosta dalle coperte? Sai, ti seguo io, ti seguo, anche se non siamo a te in trasmissione, ma ti seguo. Mi seguo, non mi seguo. E sono ormai... tanti, li ringrazio tutti perché sono tutti fatti ormai sentire. Siamo diventati, come si dice, ora ci manca il bianco, perché noi siamo black and white, ci manca il bianco, ma se abbiamo la bianchina va bene uguale. Guarda bellina. Hai capito il bel progetto? La scuola di cucina, bakery.
perché devo dire che ora noi siamo perfettamente in tendenza, perché da qualche anno c'è già la cucina, no? Con tutti i vari programmi, anche noi. Sì. Però ora va molto di moda la pasticceria e anche i programmi che fanno pasticceria. Ma infatti ora si sta andando di forte anche pasticceri. Ah, ti voglio dire una cosa, poi lì a Masolino la pasticceria si comincia orsi, il 15 e il 16 facciamo whisky, ragazzi. Sì. E bisogna dargli. Perché il Corvino mi insegna a fare tutto. Quando dico tutto, e tanto cosa stai facendo? Ora sto montando la panna con lo zucchero, ma la devo fare molto montata, perché sennò dopo le uova non mi reggano, capito? Ma se, senti una cosa, ma te lo mangi un po' di tiramisù? Stasera o fai pasto perché si stava male? Non posso assaggiarlo. Porca miseria, come si fa? Signore e signori, là non ci mangia nulla stasera. E ora? Comunque, come fa? No, comunque ci sta diversa gente, lì è pieno. Non c'è più nessuno, ma appena le finisce il dolce come corrono? No, allora, c'è Massimo nascosto dietro le telecamere. Sì, anche te Massimo, te lo vuoi assaggiare, di la verità. Vai. No, aspetta, perché facendo così vuol dire ciaone, eh. Occhio a dire così, se non tu mangi nulla. No, nel mio studio ciaone è così. Ah, ciaone è così, ho capito. Così. Così? Così. Okay. Guarda come l'hai montata la panna. Di 4 metri. Guarda il spettacolo. Dai, siamo troppo forti noi. Buona. Non la posso mangiare un gocciolino. Non può. Vabbè. Vogliamo mica rischiare, eh? No, per l'amor di cielo, ci mancherebbe altro. Ora inseriamo il mascarpone con delicatezza, perché il mascarpone è molto delicato. A proposito, se tu vuoi sapere l'origine di questo dolce, te lo può spiegare benissimo lei, perché lei è sempre studiosa. Raccontami l'origine del dolce. Allora, vi sono moltissime leggende. Senti. E una di queste pone l'origine del tiramisù a Siena, durante la visita del Granduca Cosimo III de' Medici. Quando però... Io vorrei sapere se non c'era di mezzo un medico. Ma io porca miseria. Ma cosa dici? La famiglia dei Medici, famosa famiglia fiorentina. Ma quello te lo volevo dire, non ci sono. C'era da tirarsi su a Siena, vai. Quindi. Eccoci. Allora però non si chiamava ancora tiramisù, ma veniva chiamata zuppa del Granduca, in onore al Granduca appunto. La zuppa, ma si sa chi gliel'ha dato il nome tiramisù? Ma senti, io dai che so io, so che Leon Dolce viene dal Friuli Venezia Giulia. L'hanno creato la scuola. Ragazzi, poi, però mettetevi d'accordo. Perché uno mi dice Siena, quell'altro mi dice. Senti, allora, dicevano che questo dolce era stato creato nel Friuli Venezia Giulia. Però c'è anche vero che a Torino c'è una torta che si chiama la Charlotte, che gli va messo intorno tutti i savoiardi. Ora la verità è là non si sa, l'importante è le buone. Poi chi l'ha inventato è stato un grande, basta. Ma cosa gliene importa a lui della storia? No, io la voglio sapere. Che gliene importa a lui del savoiardo, dell'amaretto? No. Cosa a lui se c'è da mangiare? Parliamo. Quando si mangia, ragazzi. È vero o no, Corvino? Che scherzi davvero. Annuisce. Cara la mia Francesca. Ginevra annuisce. Annuisce? Annuisce. No, non annuire, per piacere. Già siamo tanti a annuire. Guarda come l'ho fatto, bellino. Ora ci vorrebbe un volontario a assaggiare. Ma la Francesca no, quasi quasi io farei venire quello. No, non può, deve stare complicato. No, anche lui? Insomma, ma tutti... Fa assaggiare la Ginevra. La Ginevra, sì, di sicuro. Vieni. Oh, ma dimmi una cosa, ma tutti i cristiani c'era prima? Ma sono andati via tutti? Certo, a una certa ora qui si smonta, Ho capito. Oh. Perché non hanno sentito bene che c'era il tiramisù. Vai Ginevra, assaggi. Dammi l'ok. Allora ti faccio 1, 2, 3. Vai. Che l'assaggio venga a Ginevra. A Ginevra. Che oggi non lo posso fare. Ce l'ho fatta? Grazie Ginevra. Lei è quasi un angelo. Ora sai cosa prendo? Una cosa che alla signora Francesca piace molto. Zitti, io lo so che cos'è. Dimmi. La sacca poche. Eccola, io lo sapevo ragazzi. Non ci si fa con lei. Ma la posso ragazzi. Utilizzare io oggi, visto che oggi te la faccio adoperare a Murino, la sacca poche. Ma lo sai, io penso che noi bisogna fare un programma spaziale. Visto che non posso assaggiare nulla, mi consolerò utilizzando la mitica sacca poche. Allora, inseriamo il contenuto nella sacca poche, perché andiamo a impiattare il tiramisù scomposto. Che l'ha già fatto, 10 minuti ancora. No, ma ora va impiattato, ora si fa tutti i giochini, non credere. Tutti i giochini? Ora si fa tutti i giochini, mi preoccupa, ma insomma. No, ma giochini di lavoro, oh, pensa male, per l'amor di Dio, ci mancherebbe altro, Franci. Ma non intendevo quello. Se no, davvero tra noi amici, che si fa giochini ora? Via. Allora,
si taglia. Signori, non andate via perché vi perdete un tanta roba. Allora, si va a prepararlo? Vai. Posso? Sì. Ti passo davanti? Ok. Ah, scomposto, quindi esatto. Non lo fai nella teglia, scomposto. Se perché per lo cortesia fai mi andresti a fare il caffeino. Vado a fare il caffè. Grazie, aspetto te per prepararlo, va no, bene? No, io voglio la sacca poche. Sì, sì, dopo ti faccio adoperare la sacca poche. Andiamo avanti, se no sento di fare adoperare la sacca poche. Tu la senti in fine serata. Allora, lo siamo sei pronti? Detto? Quanto ti manca? Il caffè è sceso? Ora lo sto facendo. Bello, fallo salire tanti il caffè perché ora noi andiamo a montargli questo dolce alla signora Francesca, però lei non lo può mangiare, così almeno gli facciamo uno spregio, glielo mangi davanti e te gli dice non è buono. Te lo farò buono. Doppio, lo vuoi doppio? No, no, vai, vai, manca un altro pochino, fallo salire. Appunto, lo farò doppio. Va bene? Sono tutti a aspettarci, guarda, vogliono tutti il tiramisù, ma non vi si dà a voi. Qualcuno deve aver capito che c'è il tiramisù. No, 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 nessuno ci ha fatto un'estetica di bellezza, hanno due, a parte ci sa bisogno, però nessuno ci ha fatto un trucco, nessuno ci ha fatto un capello, mi si dà il tiramisù, devo dare retta. Tu ci hai scappati tutti, ho capito io. No, dopo? Dopo, un'altra volta, la prossima volta, no, no, no. Ora o nulla, il tiramisù nasce ora. Va bene, France? Non fare esagerato. Eccoci, ti basta? Sì, grazie, molto gentile. Lo può appoggiare qua? Prego. E già là sta facendo mezzo dolce. Allora, ti faccio vedere come si fa. Si mette un quantitativo così, ok? Poi ci metti le goccioline di cioccolato. Poi rigiri le goccioline di cioccolato. Prego. E vai avanti te, con la sacca poche. Rigiro. Brava. Ancora, strizza, strizza forte. Basta, metti la cioccolata. La cioccolata mi fa ridere, via, siamo a fare un dolce. Brava. Insomma, è così, arte moderna. È moderna, dai, rigira, no. Ristrizza, piano piano. Bravissima. Non ci ha preso già la mano la sacca poche. Hai visto? Se non è la prima, è la seconda. Ecco, c'ha l'acqua. Pa, mettici il cioccolato. Ora voi, posso andare io, vuoi rifare vai, no, anch'io, ora. Vai, ti strizza ancora un altro pochino. Dai, giochino alla bambina. Oh, ragazzi, meno male che tu c'hai un figlio di 3 anni, se giocava anche lui, addio. Rimetti un po' di cioccolato. Perché una cosa... vabbè, basta. Posso andare ora? Vai. Sei golosa, la devi mangiare a te, eh? Allora, si va a fare questi ciuffettini, guarda. Guarda Bellini, eh? Guarda con che arguzia, con che agilità. Guarda. Ok? Ora ci si mette un pochino di cacao, guarda, si fa cascare anche sul piatto, poi la bellezza nasce ora. E si fa un'ondulatura. Ok? Beh, qui appoggiamo i savoiardi, così, poi prendiamo 3 o 4 lamponi. Scusami, prendo un po' di menta. Ma questo non è un tiramisù scomposto, questa è un'opera d'arte. Ci mettiamo un po' di mentuccia. Questo si è degli utenti in cucina, prepararlo anche in porzioni più piccole singole è molto carino, sono degli ospiti. Ma che scherzi, questo, a parte questa dose si è fatta ora, le più 8 persone. Cioè nel senso di dire se ne potrebbe 8 fare coppe. 8 coppe. In questa maniera qui, da ultimo, noi ci mettiamo 1, 2, ci appoggiamo un'altra fogliolina di menta, guarda Bellina, e voilà. E tada, che voilà, tada. Tada. Mi sono perso stasera ragazzi, un attimo sull'esortazione. Va bene, ok. Metto così. Rifacciamolo, rifacciamolo. E tada! Eccoci! Siamo avete stati visto? Bravi? Oh, questo ciuffolo, mantenna, che vorrà dire? Vuol dire tante cose. Comunque, si può spiegare come si mangia questo dolce? Spiega. Allora, guarda, Ginevra, prendiamo il savoiardo, lo insuppiamo nel caffè. Aspetta, istruzioni per l'uso. Guarda, prendere il savoiardo, zitto, parla. Prendere il savoiardo, insupparlo nel caffè. Mettelo nella coppona e la Ginevra che lo mangia, prego. Com'è Ginevra? Aspetta, mangialo prima, poi ce lo dici.
Mangia, mangia. Com'è? Tranquilla. Non è buono, vero? Non lo dico. No, no, fa schifo. Va bene, comunque, il giochino è questo. È buono, è buono. Assaggialo, via, Corvino, assaggia la tua creatura. Dici? Mi manca un po' di zuccheri, via, anche a me. Proviamo. Non li ha presi prima col caffè? No. Bravo quel ragazzo, eh? Bravo, ma chi è? Ma anche bacino si può dare. Come si chiama? Un pasticcere di seconda. Orbene. Un pasticcere in seconda. Ora mi devi spiegare una cosa, visto che abbiamo già finito e abbiamo qualche minuto. Come mai te usi solo i tuorli? Perché uso anche l'albume. Poi li, allora, metto insieme, li separo, 4 ore a separare l'uovo. Esatto. Allora, c'è chi adopera questa maniera. Come ho detto prima, il tiramisù viene fatto in tante forme. Io metto soltanto il rosso perché è molto corposo. Non mi tende a sciupare la panna. L'albume, se te lo monti, diventa aria, no? Spuma. Eh sì, infatti, esatto. Si dice sempre, quando si fa il tiramisù, diciamo versione un po' più classica, l'albume montato a neve. Esatto. Se te incorpori la neve nella panna, il 90% la panna tende a chiudersi, perché te mettendo altra neve, la panna è già montata, le raggiungi ancora sopra, tende a scendere. Con l'uovo, che poi è pesante, te lo prende a tirare giù. Lo vedi? Questa dose come è molto ricca, è consistente, non scende, rimane come se fatta. Se te provi a fare in quella maniera lì, come dici te, come te con l'albume, vedrai che la sostanza ti va a scendere. Invece in questo modo rimane molto, molto su. Vedi come è bella soffice? Sì, è bella soffice, vedi? Però allo stesso tempo è compatta. Vedi? Ecco, guardate, esatto. Facciamo la prova del cucchiaio. Guarda. Si vede da qui. Guarda. Pum. Vedi? È questo. Non so nulla, ma qualcosa so. No, non è detto, perché guarda, sei una donna molto perspicace su queste cose. Tu vedi, c'hai molta accortezza anche a capire per quale motivo si fanno certe cose. Ho capito. Il cioccolato che hai utilizzato, che cioccolato è? Cioccolato fondente, trovato alla Coop. Lo trovate tranquillamente alla Coop, l'S lunga, la Super, dove volete. Ma tu ora li dici tutti, perché... No, sembra fatta apposta. E questo è cioccolato amaro? Questo è cioccolato amaro. Cacao amaro, no? Cacao, pardon, è diverso. E nulla, ragazzi, oggi abbiamo fatto tutti la misura così perché d'altra parte. Ma c'è... questo può essere utile, si diceva appunto, proprio per rifarlo a casa in occasione di cene. Esatto. Se volete poi magari stupire il marito, la vostra moglie, perché no? Col tiramisù il gioco è presto fatto. Okay. Vogliamo riepilogare insieme con l'aiuto della nostra lista quelli che sono gli ingredienti del tiramisù scomposto? 500 g di mascarpone, 500 g di panna, 200 g di zucchero, 8 rossi d'uova, un sacchetto di savoiardi che poi potete mettere a vostro piacimento e la tazzina di caffè. Questo ovviamente è l'utilizzo degli ingredienti per 8 persone. 7-8 persone, 7, 8 esatto. Persone. Ci fai all'incirca, ci fai 6-7 coppe. Insomma, che dire. È un problema. Senti, ma una curiosità. A te. Tutti corsi. No, ci proverò. Per capire. Ci proverò. Che lui è simpatico, però secondo me il laboratorio di pasticceria ma lì fate questo, fate quello, la formina, il lievitino, eh? No, io le aiuto sempre le persone. Sì, le aiuti, però ci vuole anche un po' di precisione. Esatto, no, nel senso di dire bisogna essere tipo molto... io con la sac à poche. Esatto, se te vieni a fare il corso e con la sac à poche non ti riesci, allora ti devo aiutare per farti capire. Pensa che nel corso successivo una signora ha visto una volta, ha rifatto le bignoline uguali. Io sono rimasto. E brava, salutiamo la signora? Yolanda. Yolanda, comunque, signora che ha fatto le bignoline uguali a come l'ha fatta il Corvino dopo 20 anni. Brava. Brava davvero. Sicuramente brava davvero. Tu potrai anche dire anche te, non avresti problemi perché sono convinto che tu c'hai già la mano pronta per fare i dolci, nemmeno per far da mangiare, per far solo dolci. Per fare la baker? Davvero. Io ti vedrei cake designer. Guarda. Io? Sì. Cake designer ti vedrei. Davvero? Disegno le torte? Pensavo solo di tirarle, ma comunque va bene così. Allora io saluto e ringrazio Alessandro Corvino e la simpatica e molto carina Ginevra, che parla 4 lingue. E viva i giovani, esatto, che stanno. Do linea all'informazione, che è solo quella del TG38. E con Tadà ci vediamo la prossima volta. E io domani, domani sto di nuovo qui, e voi lo stesso, ma domani. Guarda, la c'è, ciao. Bacio a tutti, ciao. Ciao.